Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta deliziosa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono scalogno, olio evo, pasta, specca listarelle, ricotta, piselli surgelati, vino rosso, sale, pepe, parmigiano grattugiato e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno ed azionare il bimby per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo speck. E cuocere per 2 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere i piselli il pepe. Il sale, il vino e l'acqua e cuocere per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Trascorsi 10 minuti, cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Aggiungere la ricotta ed amalgamare per 2 minuti, antiorario, velocità soft. Trasferire nella ciotola con la pasta. Versare il parmigiano ed amalgamare bene. Trasferire in una pirofila da forno. Spolverizzare con abbondante parmigiano. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 18-20 minuti. La pasta è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Pasta deliziosa! Grazie e alla prossima ricetta!